Quindi oggi cerchiamo di, dobbiamo cercare anzi di vivere questo momento di preghiera insieme con la Divina Volontà, ci protegga innanzitutto la presenza della Serva di Dio Luisa di Carreta, il Signore ci aiuti, oggi abbiamo una linea che sicuramente sa qualcosa di più di me, e quindi insieme con lei vogliamo scoprire sempre di più cosa significa vivere la Divina Volontà nella nostra vita. Quindi noi ci auguriamo che oggi torniamo a casa con tanti frutti da poter poi mettere in a disposizione, soprattutto di poter vivere. Quindi vi do il benvenuto, lascio la parola a Marina perché ci possa aiutare a vivere questa giornata di forte preghiera. Il Signore ci sostiene in questo momento così bello. Buongiorno a tutti. Io sinceramente preferirei stare seduta lì un attimino ad ascoltare. È la cosa più bella. Comunque lasciamo la parola a Gesù e ci pensa lui. Chiediamo aiuto a nostra Madre Santissima, dato che ci troviamo nel suo santuario. Poi abbiamo Gesù ancora nel bacino. Quindi continuiamo la Santa Messa. Diciamo Gesù ti prego resta. Resta con la tua presenza reale, con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima, la divinità. Resta Gesù, resta. Abbiamo anche Gesù nel Santissimo Sacramento, anche se lui si compiace di rivelarsi, adesso è doppiamente velato, ma lo preghiamo di cuore che si possa svelare e parlarci della sua divina volontà, di questo regno della divina volontà. Allora, diceva ognuno, se abbiamo l'opportunità sia adesso nella mattina che nel pomeriggio di stare un po' insieme, avevo pensato, se per voi va bene, di introdurre un po', proprio a bovo, dall'inizio, no? Ce ne sono miliardi di modi per poter parlare di questo regno della divina volontà. Noi possiamo prendere solo le goccioline, no? Allora iniziamo da un punto. Però l'importante è che ci mettiamo in questa volontà. Se ci mettiamo in questa volontà divina, in questa direzione, in questo punto, da dovunque iniziamo va bene sempre. Allora, io parlo da principiante per i principianti, in quanto non basterà l'eternità per capire il vivere nella divina volontà. Infatti è la stessa vita operante di Dio. Mentre nelle altre scienze naturali ci possono essere gli esperti, anche nelle dottrine spirituali, teologia, mistica, quante persone preparatissime, nel regno della divina volontà, sul vivere nella divina volontà, la scienza divina dell'operare della divina volontà in Dio e nella creatura, o Dio ne parla oppure restiamo muti. Su questo non ci confondiamo proprio, non esistono esperti, non esiste chi parla e chi ascolta, ma siamo tutti noi insieme prostrati ad adorare lo Spirito Santo. Allora pensavo di iniziare, va bene, di iniziare questo con il concetto di regno. Non si parla di questo regno della divina volontà, anche nel Vangelo, no? Si legge, ci sono due traduzioni, il regno dei cieli è dentro di voi, il regno dei cieli è in mezzo a voi. Poi nella preghiera del Padre nostro Gesù dice venga il tuo regno. Allora come conciliamo questa apparente dicotomia? Ma il regno c'è o non c'è? Questa divina volontà deve regnare o sta già regnando? E come regna? Allora diciamo subito che parliamo un po' di come è fatto un regno. Nel regno ci sono sempre tre elementi. Un re, in ogni regno che ci rispetti c'è un re. Poi c'è un popolo. E
Poi c'è una serie di relazioni, di ordinamenti, o lo potremmo chiamare regime, non nell'accezione negativa del termine, ma nel senso di l'insieme delle relazioni che regolano il rapporto tra il re e il popolo, il regime del regno. Ordinamento, governo, insieme delle relazioni tra il re e il popolo. Allora, se il regno è già dentro di noi, in mezzo a noi, e poi diciamo venga il tuo regno, possiamo subito dire che il re è il creatore nostro, padre nostro, Dio onnipotente. Il popolo siamo noi. Ma allora questa sua divina volontà, come regna o come ha regnato dall'inizio della storia? Quello che vedremo nel regno della divina volontà, come in cielo così in terra, è che la divina volontà ha sempre regnato. Quindi noi parliamo di una cosa nuova, ma di una cosa antichissima. Ma qual è il regime di questo regno? Come regna questa divina volontà? Come ha regnato e come vuole regnare? Allora il regno c'è. Anche se vogliamo fare l'esempio della storietta umana, no? Le monarchie, i regni, monarchia parlamentare, il parlamento, ci sono diversi regni, no? Allora prima era una dittatura, poi diventa una monarchia, poi diventa una repubblica, ci sono differenti forme di regime. Diciamo pure abbiamo un diverso regime alimentare, io mangio solo questo, io mi rapporto così con il cibo, così pure c'è il regime che regola la divina volontà e noi, il re, la sua volontà e il popolo. Per esempio, nella creazione, il creatore è Dio, no? Dio creatore. Le cose create sono il popolo. Qual è il regime della divina volontà nella creazione? Non è un quiz. Le leggi naturali. Come regna la divina volontà nella creazione? Ci sono tante cose create, Dio che le crea, e poi c'è una serie di leggi, c'è un ordinamento, sono le leggi naturali, e da quelle il cielo, la terra, il regno animale, il regno vegetale non scappano, anzi le seguono alla perfezione. Noi ne conosciamo alcune, la gravità, la termodinamica, la fisica, altre pensiamo di conoscere, non le abbiamo ancora capite, non ci basterà chissà quanto per capirle. Comunque la divina volontà nella creazione regna con le leggi naturali. Facciamo l'esempio, muoviamoci nell'Antico Testamento, no? Come ha regnato la Divina Volontà? Qual è il regime del regno della Divina Volontà nell'Antico Testamento? Come regna? Come ha regnato? Dopo che Mosè ha ricevuto le tavole della legge, possiamo dire che Dio è il re, noi siamo il popolo, e il regime di questa Divina Volontà, questo regno della Divina Volontà, nell'Antico Testamento si chiama comandamenti. Non fare questo altrimenti muori, non uccidere, non rubare. Nell'Antico Testamento il regime della Divina Volontà è quello dei comandamenti. La stiamo prendendo un po' alla lontana, ma è sempre un unico punto, perché vogliamo capire bene in che cosa consiste questo regno che Dio ci vuole dare, o meglio questo nuovo perfetto regime della Divina Volontà, come vuole regnare. Poi è venuto nostro Signore Gesù Cristo, si è incarnato e ha continuato a manifestare di nuovo la Divina Volontà, perché la Divina Volontà era manifestata completamente a nostro padre Adamo, continuava a manifestarsi fino a che egli non tagliò i ponti, tagliò i cavetti, rimase scollegato, sconnesso. A me piace pensare che questo che abbiamo noi in testa sono i capelli, vanno tutti giù. Nel caso di Adamo erano tanti raggi di luce che lo connettevano con Dio e con tutte le cose create. In questa divina volontà lui vedeva, sentiva senza esercizio di fede o di speranza, lui possedeva, vedeva, sentiva, riceveva in ogni istante tonnellate di amore, di conoscenza, di grazia, di santità. Tutto era in suo possesso. Poi ha staccato la spina, poverino. Dobbiamo amarlo il nostro padre Adamo, che è persona, non è simbolo. Alcuni vorrebbero dire no, è una storia quella della creazione, no, nostro padre Adamo è persona storica, tanto è vero che per chi ha letto un po' di scritti di Luisa, nostro padre Adamo parla a Luisa e dice: finalmente figlia mia, il Signore Dio ha voluto restaurare e riportare
all'umanità quel dono che io, ahimè, persi facendo la mia umana volontà. E quindi nostro Signore Gesù Cristo è venuto a compiere in modo manifesto con la sua incarnazione l'opera della redenzione, quindi a sobbarcarsi, a prendere su di sé il peso, a farsi peccato pur non avendo peccato. Lui si è fatto peccato, si è sentito colpevole di fronte al Padre di tutti i nostri peccati, soffrendo pene atroci inimmaginabili, pene divine, passioni divine. E con la redenzione lui è venuto a che cosa? A portare, a far avanzare il regno della divina volontà ad un regime superiore. E dice: adesso io vi apro la grazia, dalle mie ferite scorrono mari di grazia. Il regno della divina volontà nella redenzione regna attraverso la grazia, tramite i sacramenti, tramite le ispirazioni della grazia, la luce, la verità della grazia, la Santissima Eucaristia, il battesimo, tutto quello che riceviamo depositato nella Santa Chiesa attraverso le disposizioni della grazia. Però noi dobbiamo disporci, infatti possiamo ricevere tutti i sacramenti, ma se non siamo disposti non hanno nessun effetto in noi. Allora questa volontà ha cominciato a manifestarsi sempre di più, prima le leggi naturali, poi ha fatto scrivere i suoi comandamenti, poi addirittura non vi dico soltanto non fare questo, ma beato te se fai questo, le beatitudini, quindi non soltanto il divieto, ma beato te, quindi il regno dell'amore, il regno della misericordia. Però redenzione, redeo redes, no, dal latino ritornare, restaurare, vuol dire una cosa ben precisa, vuol dire riportare, restaurare ciò che è stato perduto, no? Allora, se Dio volesse riportarci in paradiso attraverso il rotto della cuffia, no? I mezzi per ottenere la salvezza, o gli effetti della sua divina volontà tramite la grazia, sì, è grandissima cosa, è cosa che è costata al nostro Signore Gesù Cristo pene infinite. Ma Dio è il Dio del regno della sua volontà. Dio vuole riportarci per suo onore, per suo interesse, per sua vittoria, per compimento della sua creazione, allo stato in cui la sua divina volontà regna come in Adamo innocente. E quindi con le disposizioni della grazia, la grazia stessa è effetto della volontà divina. Come dire, l'ispirazione, però c'è sempre una volontà umana che ascolta, che recepisce, che si dispone e si adegua e corrisponde in una maniera più o meno santa. Ci sono diverse, le vedremo poi, diverse attitudini della volontà umana verso la divina. La peggiore è la ribellione, che è l'inferno. La conformità, l'abbandono, la rassegnazione. Questo per ricevere le disposizioni della grazia, ma la grazia in se stessa è un effetto, è un'opera della volontà. È come se io ti dicessi, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua e ti do tutte le istruzioni, ti do anche la forza, ti do anche l'alimento affinché tu puoi andare in cucina e dico: guarda, l'acqua lì me la prendi, grazie. E tu con la tua volontà, ispirata da chi te l'ha chiesta, con tutte le istruzioni, con la forza e con l'alimento, hai compiuto la mia volontà. Io te ne ringrazio, grazie per il bicchiere d'acqua. Ma tu hai compiuto un atto con la tua volontà e io te l'ho chiesto con la mia. Sono sempre due volontà che operano in modo distinto. Nel regno della divina volontà, con il regime che si chiama come in cielo così in terra, finalmente arriviamo dove vogliamo arrivare, la divina volontà non vuole regnare più solo con la grazia, che è effetto di sé, ma con se stessa come vita. Come dire, in Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, in cui c'è una volontà umana santa, unita ipostaticamente alla sua volontà divina, una umanità unita alla divinità. Che fa Gesù Cristo quando opera? Opera per effetto della grazia? No! La grazia è un effetto della sua volontà. Gesù Cristo non opera per effetto della grazia, Gesù Cristo opera per effetto della sua stessa divinità, della sua volontà divina operante in sé.
nella sua umanità. Allora, restaurare, redimere, vuol dire proprio adesso, figli miei, non solo voglio darvi, ho dato la grazia, ma voglio darvi questa mia volontà come vita vostra, anziché gli atti, affinché gli atti che voi compiete non sono più atti umani, ispirati, coadiuvati, nutriti dalla grazia e da tutto il patrimonio della grazia e degli insegnamenti che sono depositati nella Santa Chiesa, ma sono animati da un'altra, da una volontà divina, dalla mia. Ora, questa non è cosa che l'umano può ottenere, che può raggiungere. Se pensiamo al cammino della spiritualità, si parla, si fanno sforzi, si fanno penitenze, come per dire, uno deve ordinarsi, deve mettersi in ordine rispetto a Dio, per tenersi nella legge di Dio, per corrispondere alla grazia. Ma come faccio io a operare con la volontà di Dio come vita mia? Facciamo un altro esempio assurdo. Se io e lei condividessimo la stessa volontà, cosa che è impossibile, vorrebbe dire che io indosso adesso degli stivaletti neri, che sto pensando i suoi pensieri, che prendo le sue decisioni, che la mia vita è tua, che la tua vita è mia, che abbiamo una volontà in comune. Quello che pensi tu, quello che fai tu è atto mio. Questo ovviamente non è possibile tra due creature, ma è possibile in Cristo, perché Lui è uomo e Dio. E quindi la sua volontà umana, santissima, perfetta, in ogni istante, per sua natura, dà luogo all'atto della sua divina volontà. E quindi l'atto di Gesù è umano perché è compiuto da una natura umana, ma è divino perché è animato da una volontà divina. Allora, per questo il vivere nella divina volontà è Gesù Cristo, non ci sono altre porte, è Lui. Vero uomo e vero Dio, in Lui, per questo quando entriamo nella divina volontà ci fondiamo in Gesù, perché è in Lui che troviamo la divinità con la sua divina volontà operante in una umanità. E come dice Gesù, no? Nel terzo fiat il regime del regno della divina volontà si chiama come il cielo così in terra. Quindi la divina volontà vuole regnare nella creatura come vita. E dice, per tanti millenni, 2000 anni, le creature, tramite gli insegnamenti, tramite il Vangelo, hanno copiato parti della mia umanità. E quanto è dura, tramite la grazia, tramite gli sforzi dell'umana volontà. Infatti, come dire, abbiamo avuto tanti santi che si sono specializzati quasi nel limitare in modo così perfetto una parte dell'umanità di Gesù. Dove possiamo trovare un'umiltà? Un'umiltà più umile di San Francesco? Impossibile. Parto sconfitta in partenza, non ci provo mai. Dove troviamo una obbedienza, un rigore, una contemplazione più bella, più ascetica di un San Benedetto? Non lo so, così. Impossibile. Le virtù umane, la santità umana, ha un limite, che è il limite della natura umana. Come faccio a essere più eloquente di un Santo Antonio, di un San Domenico? Non ci ho provato manco. Finito. Dice, allora come si spiega che San Giovanni Bosco o altri santi hanno profetizzato che verranno santi la cui santità sarà come delle querce enormi rispetto a dei piccoli ramoscelli delle santità dei periodi precedenti? Non è possibile. Magari uno può essere un pochettino più santo di Santa Caterina, ma un pochettino più santo, più buono. Non è possibile. Com'è questa diversità di magnitudine? Semplicemente perché quello che opera non è più una volontà umana, ma una volontà divina. Quindi c'è il grado di magnitudine completamente diverso, c'è una differenza abissale. Ora, questo patrimonio è depositato nella Santa Chiesa. Quindi non stiamo dicendo cose diverse, cose nuove. Stiamo parlando qui con Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Ed è Lui stesso che ci ha chiamato. E sta ardendo del desiderio. Dice, voglio finalmente compiere la mia creazione. Voglio far regnare la mia divina volontà. Non con la legge naturale, occhio per occhio, dente per dente. La
legge del perdono di immagini. Neanche con i comandamenti. La legge è figlia del peccato, come dice San Paolo. Perché ho la tendenza a uccidere, mi si dice non uccidere. E neanche solo con le disposizioni della grazia, perché ci vuole la disposizione umana. Quanti sacramenti vediamo non utilizzati, non sfruttati? Invece Gesù dice a questo punto, io vi chiedo di entrare dentro la mia divina volontà. Dice, ma Signore, io pensavo che la tua divina volontà fosse, diceva, qual è la volontà di Dio, devo capire, dice, questa è la legge di Dio, al limite si pensa, quando si parla di divina volontà, si pensa al discernimento, cioè come devo fare, adesso faccio, mi sposo o mi faccio suora, oppure questa offerta la do a questo individuo o a quest'altro. Però la divina volontà, la vediamo noi come legge, come disposizione, questi sono gli effetti della divina volontà, è quello che vuole fare. Ma come opera la divina volontà in se stessa? Immaginiamo una divina volontà che è come un motore che produce atti. È come aprire un motore e dice come funziona, come la fa, non Giovanni la volontà di Dio, come la fa Dio? Come in cielo così in terra, dire, sia fatta la tua volontà, Signore, come in cielo, come la fai, così come la fai tu, la voglio fare io, la terra sono io, il cielo è Dio, sia fatta in me la tua volontà, non come la fanno i santi del cielo, ma come la fai tu, come opera la tua volontà in te, e ovviamente anche in tutto il cielo, perché regna la sua divina volontà, come opera la tua divina volontà in Cristo Gesù. Come opera la tua divina volontà in Adamo innocente? Come opera la tua divina volontà in Maria Santissima? Che possiamo dire è la grande sconosciuta ancora, che viene elogiata nella Santa Chiesa. No, guarda, ogni rosario viene fuori un altro dito. Regina di questo, madre di quest'altro, rifugio di quest'altro. Tutto, tutti i titoli, siamo a corto di parole. Perché vorremmo capire quello che lei è, ma non lo possiamo capire. Perché lei dice, figli miei, tutta la grandezza e il merito è della volontà divina che ha operato in me come vita dal momento del mio concepimento. Anche il mio stesso immacolato concepimento, che è dono divino, è nulla, nulla in confronto. È dono di grazia, non è merito suo, non è atto suo. Rispetto a quanto opera la divina volontà in me come vita. Per questo forse nel pomeriggio, se volete, dato che siamo qui con la mamma, possiamo entrare nei mari di nostra Madre Santissima per farci mostrare da lei come opera questa divina volontà. Quindi, pensavo tra me, Luisa scrive, nostro Signore, questo è un epilogo, nel Pater Nostro ci insegna a dire, a pregare, sia fatta la tua volontà. Ora perché dice che vuole che si viva in essa? Figlia mia, sia fatta la tua volontà che io insegnai a pregare nel Pater Nostro, significava che tutti dovevano pregare, che almeno facessero la volontà di Dio. E questo è di tutti i cristiani e di tutti i tempi. Né si può dire cristiano se non si dispone a fare la volontà del Padre suo. Ma tu non hai pensato all'altra postilla che viene immediatamente dopo. Come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra significa vivere nel voler di Dio. Significa che pregare che venga il regno della mia volontà sulla terra per vivere in esso, che si faccia la divina volontà come la faccio io, dice Dio. Immaginiamo allora quindi entrare, vivere in, quindi questa divina volontà non come una disposizione, qualcosa che ci si dice, uno dice ma la volontà sia fatta la volontà di Dio. Nel corso dei secoli quando si parla di volontà di Dio sempre per dire ah, sia fatta la volontà di Dio, mi è successo questo. E pensiamo invece alla volontà di Dio come un luogo dove entrare.
non come un comando o una disposizione. Facciamo conto che questa è la volontà di Dio. Siamo dentro una chiesa, una stanza, un magazzino, un santuario. Facciamo conto che questa è la volontà di Dio. Ci siamo dentro perché siamo entrati. È chiaro, tutti siamo nella volontà, anche l'inferno dipende dalla volontà di Dio. Perché se non fosse concesso dalla volontà di Dio, non potrebbe, anzi, l'inferno è precisamente la volontà di Dio, conosciuta e rifiutata eternamente. Quindi pure le anime dannate conoscono bene la volontà di Dio. Ci vivono dentro e la odiano. Questo è l'inferno. Non investighiamo su questa cosa. È il mistero più grande e i figli della luce non si vogliono neanche avvicinare. Questo per noi è un mistero più grande del mistero della Santissima Trinità. Allora, lì non ci andiamo. Ecco, questa è volontà di Dio. Immaginiamo che stiamo dentro questa divina volontà. Ed ogni molecola d'ossigeno che sta in questa stanza, immaginiamo, no? Ce ne siano, non so, che ha studiato un po' di biologia, se ne saranno trilioni e trilioni, respiriamo. Immaginiamo che ogni molecola di ossigeno che sta in questo santuario, che è la volontà di Dio, che è un contenitore, sia un atto di Dio. Quindi troviamo tutto. Allora dice, ah, questo cos'è? La creazione del sole. Questo il concepimento immacolato di Maria Santissima. L'incarnazione del Verbo. Sono tutti qui. Allora, fuori della divina volontà, noi riceviamo gli effetti, come per dire, chiediamo, bussiamo alla porta, diciamo, per cortesia un po' di pane, un po' di grazia, un po' di forza. E dal cielo, dicono, Signore, c'è la intercessione. No? Negli scritti di Luisa, a parte i primi volumi, non c'è questa parola, intercessione. C'è comunione di atti, che intercedo se siamo tutti dentro, che intercedo se condividiamo il pane, la vita, il sangue, il tutto, gli atti di Dio. Allora, i nostri santi che vorrebbero condividere e partecipare ai nostri atti sono costretti solo a intercedere per noi, perché noi stiamo fuori lì a bussare al vetro della porta, del santuario, dico, scusa, mi passi un'insalata, mi passi una grazia, voglio passare l'esame, voglio farmi santa, voglio guarire da questa brutta malattia. E loro si dicono, Signore, un'altra ordinazione, e le passano. Adesso Gesù basta finire, entrate dentro. Sì, ma che entriamo a fare? Non solo per darvi una notizia, è roba vostra, è vita, prendete, più prendete e più sono contento. Anzi, se non prendete, ci resto male io, non posso compiere lo scopo della creazione. Immaginiamo che la stessa creazione, come dice San Paolo, muore, agonizza per i dolori di parto. Vuol dire che ogni cosa creata, che è qui, creazione del fiore, la creazione dell'albero, la creazione delle nuvole, ogni cosa creata, ogni atto divino è qui dentro, in atto, e contiene canali di grazia, di amore, di conoscenza, è il cibo divino della nostra santità divina, della nostra vita divina, vuole darsi a noi. Noi invece li stiamo fuori loro, e noi magari diciamo, vabbè, buona sta arancia, sì, ok, prendo la scorza, finito. E invece nell'arancia c'è un amore di Dio che mi ama per l'eternità. C'è il cibo che nutre la vita divina che vuole crescere in me. Per questo povero Adamo non aveva il tempo di parlare, di chiacchierare, di dire. Lui stava sempre lì quasi muto, estasiato, era completamente preso da tutto quello che stava intorno a lui e riceveva tonnellate infinite di amore, di conoscenza. E lui stava lì. La creazione così lo assediava. E lui riceveva tutto e ricambiava tramite questi stessi canali. Noi invece del creato conosciamo le scorze, possiamo dire, ah, che bella giornata di sole. Sì, ma questi sono gli effetti del sole. Anche San Francesco diceva, fratello sole, sorella luna. Bellissimo avere questo rapporto con le cose create, siamo creature dello stesso creatore. Ma ci sono tre cose, c'è la cosa creata in sé, c'è lo scopo per cui è stata creata, e c'è una terza cosa, che è l'atto di Dio di creare quella cosa. Allora, la cosa passerà, perché il fiorellino prima o poi appassisce.
lo scopo per cui è stato creato si compie. Dice, ah, che bello, che bel profumo. E questo magari passa, non lo vedo più o non l'ho mai visto quel fiorellino che sta in quella pianura. Però c'è una cosa che è presente ed è eterna, perché Dio è eterno, ed è l'atto di Dio di creare un fiorellino. Dove sta? Sta qui. Eccolo. È parte della vita divina. Allora entrare nella divina volontà vuol dire partecipare a questi stessi atti e poterli fare miei come vita mia. Ecco, questo è quello che ci vuole dare Dio. Dal canto nostro, come abbiamo risposto a questi regimi crescenti della divina volontà? Dalla legge del taglione al comandamento, alla grazia, al poter ricevere la divina volontà come vita nostra. Gli atteggiamenti e le attitudini, che è una parola che usa Gesù negli scritti, della volontà umana verso la volontà di Dio. Ecco, questo l'abbiamo già cassato, no? Ribellione. Quanto è brutto è ribellarsi alla volontà di Dio, ci lascia un amargo. Le piccole ribellioni già ci fanno da... Le grandi ci portano alle conseguenze estreme. La conseguenza estrema della ribellione è conoscere la verità, sapere che è verità, sapere che è cosa buona, santa e utile, rifiutarla. Questo si chiama peccato contro lo Spirito Santo, che è imperdonabile per la semplice ragione che non vuole essere perdonato. È come dire, so che questo è bianco e io ti dico che è nero. Mistero, non c'è niente. Per dire, questo è l'inferno, la ribellione. Prendiamo un'attitudine più positiva, la riluttanza. Voglio fare la volontà di Dio, la faccio con riluttanza. Come, non lo so, nel Vangelo c'è il figlio mio, vai un po' a lavorare nei campi. Dice, sì, papà, ce vado, poi non ce l'ho. Lui se ne bella. Invece l'altro dice, no, papà, non c'ho voglia oggi. Però poi dice, ma io ci vado, va, e ci va. Chi ha fatto la volontà di Dio? L'ha fatto quello che ci è andato, l'ha fatto con riluttanza, ma l'ha fatto. Quindi è già un'attitudine superiore. Già farla con riluttanza e farla, come dire, non ho scelta, penso che ci sarebbero conseguenze peggiori, la faccio. Meno male, faccio la volontà di Dio. Sopra riluttanza potremmo dire c'è la rassegnazione. E dice, come dire, mi rassegno, è volontà di Dio. Già questa è grande cosa. Io dico che ognuno di voi, anzi io sicuramente nel corso della giornata, faccio su e giù in questa scaletta. Cioè, vabbè, qui non ci posso fare niente. La perdita di una persona cara, la perdita di qualcosa, un evento. Uno dice, mamma mia, ma che posso fare? Mi rassegno. Si fa la volontà. Non perché la ami, non perché capisca quanto è bella e santa, ma perché non posso fare altrimenti. È già un'attitudine positiva. Dice Gesù e Luisa, la vera rassegnazione non mette a scrutinio le cose, ma adora in silenzio le divine disposizioni. Quindi essere rassegnati già vuol dire non chiedere più perché. È già grandissima cosa. Non metto a scrutinio la cosa, ma adoro in silenzio le divine disposizioni. Poi dice, in un altro punto, in un volume 7, dice, la rassegnazione già è il segno certo della predestinazione. Non siamo predestinati per il cielo. Se ci rassegniamo almeno a quello che ci dà, a quello che dispone il cielo, già ho il marchio della predestinazione. Quindi già il Signore mi tira, attraverso la mia rassegnazione già mi tira, poi per il rotto della cuffia mi fa entrare in cielo. Basta almeno mettere a segno. Infatti, per entrare in cielo, anche la più incallita peccatrice, qui presente, dice almeno, sì Signore, accetto la morte come tua volontà, basta quell'atto per salvarsi. Rassegnazione. Andiamo oltre, no? Come possiamo rispondere a questa volontà di Dio che non solo mi comanda le cose buone, non solo mi dà il cibo della grazia, ma vuole che io entri e respiri e mangi i suoi atti, li faccia miei e viva nella volontà di Dio. Ulteriore attitudine, conformità.
questi termini che si sentono nelle letture spirituali, i santi, conformità alla volontà. Negli scritti di Luisa il termine compare 3 volte, poi viene liquidato. Volume 4, anzi, dice uniformità, ti do delle nuove regole di vita, ubbidienza, durezza, purità in tutto, uniformità alla mia volontà, conformità alla mia volontà. Quindi non solo sono rassegnata, ma mi conformo, mi adeguo di così. So che tu ne sai di più, mi conformo, mi adeguo. Mi conformo a quello che tu vuoi. Lo adoro in silenzio e mi unisco, senza capire, quasi magari voler capire di più. Questa è la conformità. Sono tutte attitudini di crescente santità della creatura, secondo la propria volontà umana, l'esercizio delle proprie virtù. Conformità. Sopra della conformità, che attitudine potremmo pensare? Dice, non solo quando succede la cosa io l'accetto, mi conformo, ma ancora prima che la malattia venga, che la disgrazia mi capiti o che la chiamata arrivi, io dico, Signore, fai di me quello che vuoi. Non so, ma già mi abbandono. Meraviglioso. L'abbandono. Di qui ci sono negli scritti di Luisa passi e passi e passi sulla necessità dell'abbandono. Addirittura pare che l'abbandono, così uno sente la parola, dice, sembra quasi un'attitudine passiva, dice, fai quello che vuoi. No, invece non c'è cosa più attiva dell'abbandono, perché si abbandona, quindi si lascia come preda all'operare di Dio. Dice, e l'abbandono dell'anima in me, il riposo dell'anima è il lavoro mio nell'anima. Addirittura anche per girare nella divina volontà. Diceva uno, devo girare negli atti della divina volontà, Dio, devo imparare questo, devo fare quest'altro. E lui si dice, Gesù, entro nella tua divina volontà, che è fonte di ogni atto di creatura, e lo faccio mio, e per ogni atto di creatura ti do amore per ogni sguardo, riparazione per ogni parola, ti do conformità, obbedienza per ogni ascolto. Per ogni passo ti do la tua stessa santità. E dice Gesù, figlia mia, per fare questi atti ci vuole grande abbandono. Per dire veramente, credere e lasciare operare una volontà divina che abbraccia tutto e tutti. Vuol dire, per poter fare surf sulle onde bisogna assecondare. Se uno prova a dirigere la tavola, no, del surf cade. Quindi abbandono, che sembra quasi un atteggiamento passivo, invece no, è un atteggiamento attivissimo della volontà di Dio in noi, ma anche atteggiamento eroico della nostra volontà in Dio. Quanti santi abbiamo visto che hanno esercitato un tale abbandono alla divina volontà? Andiamo oltre? Ma è possibile? Esatto. Unione. Nell'unione possiamo pensare a questa attitudine ancora più santa della volontà umana verso la volontà di Dio, dove quasi danzano insieme come sposi. Infatti potremmo dire che l'acmè, diciamo il picco di questa santità, lo vediamo proprio nei matrimoni mistici che il Signore celebra con tanti santi, quelli canonizzati che conosciamo, ma chissà quante anime sconosciute nel corso dei secoli sono unite alla volontà di Dio. Tant'è vero che al momento del matrimonio mistico di Luisa, alla fine del volume 1, che non è ancora l'inizio, non è neanche l'inizio del vivere nella divina volontà, come dire, la santità del vivere nel divino volere inizia dove finiscono le altre. Quindi nel volume 1 c'è Santa Caterina da Siena che sta lì a presenziare ed officiare la cerimonia del matrimonio mistico di Luisa con Gesù. Per coloro che hanno letto il volume 1 si può vedere quanto è bello. Quindi nell'unione si vede proprio lo sposalizio tra la volontà umana e la volontà divina. Una volontà umana che non è solo rassegnata o conforme o abbandonata, ma si unisce e danza e opera insieme alla volontà divina. Però attenzione,
volontà umana che opera, quindi opera con le caratteristiche della propria natura umana, quindi finita, limitata, è l'atto umano. Invece Gesù dice adesso, se questa sembra, è di fatto la limitazione, la sommità, l'apice della santità umana. Cioè, ma io vi voglio portare oltre, non per vostra forza, non per vostro esercizio eroico, ma per mio decreto divino. Voglio portarvi lì, al principio della creazione. Con una mia volontà operante in buco, c'è la cosa intera, c'è una linea qui verticale per dire guardate, questa è una santità di diversa natura, non è più santità umana nell'anima. Cosa c'è di più eroico di questa unione della volontà umana tramite lo sposatizio mistico, quanti sacrifici, quante penitenze, questi santi che vediamo sono irraggiungibili. Allora Gesù dice adesso c'è la fusione, questo termine che sembra quasi che voglia scandalizzare chi ha studiato un po' di teologia, dice, ma cosa vuol dire che scompare la volontà umana? Qui c'è un'eresia del monoteletismo che quasi vuole negare la volontà umana di nostro Signore. No, no, non esiste volontà umana più viva, più vera, che una volontà umana che riceve in ogni istante l'atto operante della volontà. La volontà umana è la creatura più bella che Dio ha creato, perché l'ha fatta a sua immagine e somiglianza. Libera volontà intelligente. E qui entra in campo di questo. Gesù scrive, e poi è tanto vero che ho chiamato te per prima, che a nessun'altra anima, per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere. Gli effetti di esso, le meraviglie, i beni che riceve la creatura operante nel voler supremo. Riscontra, cioè vai a controllare, vai a leggere quante vite di santi vuoi, o libri di dottrine. In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Al più troverai la rassegnazione, la conformità, l'abbandono, l'unione dei voleri, ma il voler divino operante in essa come vita e essa nel mio, in nessuno lo troverai. Ciò significa che cosa? Che lui sarà migliore? No, significa che non era giunto il tempo, che non era giunto il tempo, è decreto divino. Perché Nostra Madre Santissima a Betlemme 2000 anni fa? Perché? E non in un altro luogo, in un altro tempo? Perché? Perché così ha stabilito Dio. Perché quella era la pienezza dei tempi per manifestare la redenzione. Perché adesso il Signore vuole aprirci le porte della sua divina volontà, non per darci notizie, ma per partecipare alla stessa santità divina dell'umanità di Cristo, che è la santità di Nostra Madre Santissima? E la santità di Adamo innocente, perché Luisa Corrado nel 1865 non sa noi sindacare? Perché non ha raggiunto il tempo, perché questa è la chiarezza di tempo. Allora, come dire, ringraziare questo dono è, tant'è vero che siamo qui, il Signore avrebbe mai permesso, siamo qui, siamo in casa sua, dice figli miei, vi voglio dare questo dono, gli appelli, ve lo voglio dare alla gerarchia della Chiesa, lo voglio dare ai sacerdoti che diventino i, come si dice, gli apostoli, i messaggeri, i proclamatori di queste verità del vivere nel divino volere, che sono verità della Chiesa universale, perché tutto depositato nella Santa Chiesa Cattolica, che è Chiesa universale in quanto cattolica. Non era giunto il tempo che la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato su di me. Allora, avevo detto che non sono preoccupato di tutto, ma sono proprio alle prime anni, quindi
prima che non lo diciamo, giusto? Quindi perché diventa una sola cosa. Infatti il giudizio è facilissimo, basta quando sa aprire la cernierina e vedere tutto quello che c'è depositato, neanche me lo deve, guardo io, diceva, ci trovo tutto, tutte le nostre decisioni, tutti i nostri atti, per i peccati disgraziatamente che abbiamo commesso, quelli per cui ci siamo pentiti, sinceramente abbiamo chiesto perdono tramite il sacramento della confessione, il peccato sparito, che cosa trova? La misericordia di Dio. Quindi tutto quello che abbiamo fatto dal momento in cui abbiamo iniziato ad esercitare la ragione, la nostra volontà, sta depositato nella nostra volontà. Quindi la volontà, come abbiamo detto, è un conto, così come questa è la volontà di Dio che contiene tutti gli atti di Dio, la mia volontà contiene tutti i miei atti. Adesso Dio dice entrate, venite nella mia volontà. Quindi tutto quello che è contenuto in essa è vostro. Allora, i santi che sono già confermati nella divina volontà e partecipano delle beatitudini della volontà di Dio, il paradiso non è altro che la divina volontà operante, deliziante, felicitante, che ci terrà rapiti per tutta l'eternità. E quindi loro godono e partecipano di tutto quello che la divina volontà fa e contiene. Allora, se la divina volontà è paradiso, che la divina volontà operi in cielo o che la divina volontà operi in terra, sempre divina volontà è. Allora, quando un santo vede una volontà divina operare come vita nell'atto di una creatura, miracolo, non in cielo ma in terra, non nel cielo che è la chiesa trionfante e celebrante, ma nella chiesa militante, questo è un miracolo, è una cosa inaudita. Che fa il santo? Vorrebbe mai privarsi di questo paradiso? Si tuffano come folli nell'atto della creatura, perché questa è volontà divina, è volontà mia, esercitata nella creatura. Allora immaginiamo che in ogni atto che facciamo noi nella divina volontà vi partecipano tutti i santi. Per nessuna ragione al mondo, o al mondo in cielo, vorrebbero essere esclusi da questo paradiso, che è paradiso in terra. Ancora più, come dire, miracolosa e prodigiosa del paradiso in cielo. Pertanto, non solo i santi ci estendono all'anima che vive nella divina volontà la loro protezione, mettono a disposizione i loro beni, le loro virtù, tutto quello che sta nella cassa comune della divina volontà lo mettono a disposizione, ma addirittura ricevono loro gioia di più, gloria addizionale. Perché questa divina volontà si è messa in moto in un atto di creatura. Per cui questa è la vera comunione dei santi. Non soltanto la comunione dei santi in cielo, ma la comunione dei santi in cielo e in terra, dove i vasi comunicanti sono proprio la divina volontà. Nella divina volontà si viaggia. È un atto unico, noi pensiamo allo spazio e al tempo. Ma la divina volontà è unica, la divina volontà è l'atto unico e contiene tutto ciò che Dio è, il Padre, il Figlio, il Spirito Santo, è l'atto unico della Santissima Trinità ad intra, la generazione del Verbo e il procedere dello Spirito Santo, come pure tutti gli atti ad extra, la creazione, la redenzione, l'operare della grazia, l'opera di santificazione dello Spirito Santo. Allora tutti i santi stanno in comunione, partecipano a quello che fa questa divina volontà, sia che lo faccia in Dio, che lo faccia nella creatura. Anzi, nella creatura è nuova conquista, è atto nuovo. Per questo, giustamente, ci diceva nostro fratello, è vera comunione. Intercessione a questo punto diventa un termine riduttivo, vero? Diventa un termine riduttivo. Fermo restando che mai se ci mettiamo dentro la volontà divina è lì che i santi, i nostri fratelli ci possono davvero aiutare, perché il loro obiettivo,
più bello, più santo, il bene maggiore che ci possono volere è aiutarci a metterci a vivere in quella volontà divina che costituisce il loro paradiso, il paradiso di tutti. Allora non soltanto strappare un 18 per passare l'esame, per dire no, ma mettere a disposizione santità, potenza divina, virtù divina, tutto quello che loro possiedono. Ora, dice Gesù, lui sei la prima creatura scelta come prototipo. Pensiamo, no, faccio questi esempi un po' sciocchini, diciamo un po' a livello mio della terra, ma pensiamo, no, a queste, alla Ferrari, no, prima di farne, ne fanno una e ci mettono anni e anni e anni, sono chiusi nelle officine, qua i segreti della nuova tecnologia del motore, delle trasmissioni, dell'elettronica, stanno lì tutti gli ingegneri e stanno lì a fare questo prototipo, non ne sa niente nessuno, per anni e anni stanno già lavorando al modello che dovrà uscire tra 15 anni, poi esce, e questo è il prototipo. Una volta fatto questo, gli altri si fanno più facilmente, si possono fare a imitazione del primo. Lui sarà il prototipo della santità, del vivere del divin volere per chi? Per creature come noi, nate di stirpe comune, cioè nate con un peccato originale. Certo, ha detto Gesù a Luisa, avrei potuto prendere come modello, come prototipo, mia Madre Santissima. Ma le creature che avrebbero detto? Avrebbero fatto spallucce. Sì, grazie. Lei immacolata, con tutte le... Bello, sì, ma non è per me. Invece dovevo scendere in basso. Allora, Nostra Madre Santissima ha serbato queste cose, nel, come dice il Vangelo, serbava tutto nel suo cuore, sapeva e faceva, ha fatto tutto per tutti, ma non era la sua missione in quel momento, perché la sua era la missione della redenzione. Adesso, dopo 2000 anni, dopo che il Vangelo più o meno è stato predicato in vari luoghi, ma neanche completamente, Gesù vuole affrettare i tempi, dice, venite, allora forma questo prototipo nel segreto di una stanzetta, creando il paradosso. Immaginate se Luisa avesse fondato un ordine religioso, avesse viaggiato, allora tutti noi saremmo tentati con la nostra, diciamo, mente umana, dell'imitazione umana, imitazione di Cristo, del testo bellissimo che molti di noi avremmo letto, che è imitazione esterna delle virtù di Cristo, potremmo imitare, essere tentati di imitare anche Luisa, dice, ma sì, anch'io adesso entro in quest'ordine delle suore che stanno nel letto. Assurdo, sarebbe ridicolo, no? Allora Gesù ci ha messo di fronte a questo paradosso, questa creatura esternamente la mette in una circostanza che è assolutamente inimitabile, non ci provate nemmeno, sarebbe assurdo, proprio per dimostrare che come saliamo di regime nella divina volontà, il regime è sempre più, anzi diventa divino ed è anche interiore. Questa è una cosa importantissima per noi da qui. Il regno della divina volontà è dentro di noi, ci dice Gesù. Quindi quelli che vi dicono, come dice il Vangelo a Matteo, è lì, corriamo lì. Corriamo lì che c'è una bella conferenza, oppure corriamo lì che c'è un miracolo. Corriamo perché lì c'è un luogo santo dove sicuramente otterremo la divina volontà. Il regno della divina volontà è dentro di noi. Non dobbiamo aspettare che si verifichino, questo è l'errore, che delle circostanze, che si assorbano delle condizioni. Ma Luisa deve essere beatificata. Ma questo è come per dire, stiamo aspettando delle, che si verifichino delle condizioni esterne. Quando il regno vuole regnare in me. Sì, ma solo che io riesca a sistemarmi un po' meglio e mi passi un po' questa croce, oppure sistemi un po' le circostanze della mia vita, allora mi metto a vivere la divina volontà. E no, la divina volontà è adesso, il regno della divina volontà è adesso. Non dobbiamo neanche pensare a quanto l'umanità deve essere purificata. L'umanità sono io devo essere purificata. Il regno della divina volontà si svolge nel tempo della mia vita. Infatti, diceva Luisa a Gesù, beati quelli che vivevano al tempo tuo, Gesù, ti potevano vedere, toccare la tua veste, ti potevano ascoltare, addirittura,
Dice, figlia mia, sei più fortunata tu, molto più fortunata tu. Immagina se Gesù, che ha detto io devo andare, altrimenti non viene il paraclito. Immagina se Gesù, che è presente adesso, quanti lo, se veramente vedessi, se conoscessimo Gesù presente in corpo, sangue, anima e divinità, in ogni tabernacolo, questa chiesa sarebbe affollata, cari, che lei sarebbe tutta potente, come pure ogni santa messa ci sarebbe una folla incredibile. Eppure non lo vediamo, perché il paraclito non gli abbiamo lasciato aprirci gli occhi. E quindi Gesù ha dovuto andare, altrimenti immaginiamoci se Gesù fosse come prima della sua ascensione. Staremo lì a correre appresso. Dove è andato? In Palestina. Ha preso un volo, è andato a New York, sentiamolo. È andato a predicare in Giappone, anche noi andiamo lì, staremo lì a cercare. Come fa Luisa, no? La stessa cosa accade a Luisa. Luisa? Ecco, bravissima. Luisa entra nella divina volontà e la prima cosa che fa è riceve in sé e prende in sé tutti gli atti di Gesù, ripete in sé l'umanità di Gesù. Poi Gesù dice, la mia divina volontà ha centro nella mia umanità, ma è molto di più tutti gli atti ad intra della Santissima Trinità, gli atti della creazione, gli atti della divina volontà in Maria Santissima, gli atti della santificazione. Tant'è vero che per darle la spinta, vola Luisa, vai, lui si doveva eclissare. E questa è la pena della privazione. Quindi lo stesso, quello che si è verificato nel passaggio al Nuovo Testamento, dove si attendeva il Vendicatore, il Messia che doveva cacciare via gli invasori, i romani, eccetera, la stessa cosa succede adesso per il regno della Divina Volontà, dove pensiamo, spesse volte si può pensare a circostanze esterne, a cose che devono verificarsi. E questa è una grande cecità. Il regno della divinità è qui, il regno della divinità è dentro di me. Gesù vuole vivere, vuole farmi vivere nella sua divina volontà adesso. Non devo aspettare niente. E quello, anzi, devo cercare di conoscere sempre di più questa divina volontà per poterla desiderare. Quindi dicevamo, Gesù ha messo, lui ci ha messo di fronte al paradosso, di Luisa come creatura non è imitabile. 60 anni in un letto, ha vissuto con la Santissima Eucaristia. Bellissimo esempio, no? Le persone magari volevano andare da lei e lei si diceva, Gesù, io mi mostro anche un po' rustica perché non voglio che le persone si attaccano a me. Luisa vuole essere trasparente, perché non vuole creare un livello intercessorio. Luisa non intercede, Luisa è il prototipo. E una volta che questo prototipo c'è, Luisa ha diritto al primato su ogni nostro atto e vuole e ci aiuta e vuole ripetere in noi tutti gli atti che lei ha fatto. E vuole che in noi si ripeta questo modello, che entriamo a vivere in questa divina volontà. E quindi ogni atto che noi facciamo nella divina volontà, Luisa dice, come tutti i santi non vorrebbero mai starne fuori, anche Luisa si fionda. Immaginiamo con quale veemenza, con quale gioia, con quale forza, con quale entusiasmo divino Luisa mette il suo timbro, il suo suggello divino. Metti il tuo suggello, chiamiamo, su tutti gli altri, anche sul nostro. E quindi è presente insieme a Gesù, insieme a Maria Santissima, insieme a tutti gli angeli santi, dovunque opera la divina volontà comunque. Perciò non c'è cosa più sublime, più estesa, più divina, più santa del vivere nel mio volere. Le generazioni dei suoi atti sono incalcolabili, sicché l'anima, quando non è unita con la mia volontà, né entra in essa, non dà la giratina, né apre la corrente della sua luce interminabile. Quindi tutto ciò che fa resta personale e individuale. Fuori della divina volontà, con la nostra umana volontà, noi compiamo, la creatura compie atti umani, gli atti umani hanno le caratteristiche e le proprietà di cosa? Della natura umana, limitata nel tempo e nello spazio.
Facciamo sempre. L'atto del mangiare di un cagnolino cos'è? Un atto animale. Ha le qualità e le caratteristiche dell'atto animale, animato che cosa? Dall'istinto. L'atto umano, come tale, come dire, è l'atto prodotto dal motorino dell'umana volontà, che poi resta depositato nell'umana volontà, ha le stesse proprietà del motorino che lo produce, umano, limitato nel tempo e nello spazio. Può far bene a 10 persone, a 5 persone, a 10 generazioni, ma sempre finito, è sempre limitato. L'atto di Dio, la sua natura divina, è onnipotente, onnivecente, eterna, infinita. L'atto divino ha le stesse proprietà e caratteristiche della natura divina, quindi è un atto infinito, onnipotente, eterno. È questo che vuole Gesù da noi, dice: voglio che entrate nella mia divina volontà per acquistare la mia divina volontà come vostra vita, di modo che gli atti che escono da voi escono da dentro di me e sono atti divini, non per vostro merito, ma per merito di una volontà divina operante nella creatura. Infatti un'altra cosa ci deve essere chiarissima, chiarissima: mentre in tutte le santità umane virtuose esiste il merito umano, si parla di merito, il merito nella santità del vivere e del divin volere, il merito umano non esiste. Per questo dice Gesù: ah, quanto è difficile che un'anima anche nelle cose sante si spogli anche del più piccolo interesse. Quanto è difficile, no? Allora, se una divina volontà vuole regnare, dice Gesù, regnare e regnare da solo, non è che dice: vabbè, te regni al 98%, mi tengo il 2% di mia soddisfazione, dice: guarda quanto sono stata brava. Non è possibile. Quindi è il miracolo più grande, ma si fonda sul sacrificio assoluto della volontà umana. Per questo il modello per noi è nostra madre santissima. Sacrificio assoluto. Allora Gesù dice pure a Luisa: certo, per poter capire che cos'è questo vivere e divin volere dovrebbero disporsi a sacrificare la loro umana volontà. E dice: ma chi è che sei? E poi dice: per poter sacrificare la loro umana volontà, sembra un circolo vizioso, per poter sacrificare l'umana volontà dovrebbero capire. Allora, se per fare il sacrificio ho bisogno di capire, che mi dia la forza, ma se per capire devo fare il sacrificio, allora come mi muovo da questo stato? E qui Gesù, che è lui che rende questo circolo vizioso virtuoso, ad incrementi infinitesimali. Basta chiamarla. Se la chiamiamo, per questo non, l'anima non potrà mai dire: sì, ho conosciuto gli scritti di Luisa, era il 27 di aprile del 1999 e da allora vivo nella divina volontà. No, non esiste. Nel senso che Luisa pure, la sua fusione nella divina volontà è continua. Il fondersi nella divina volontà è continuo, è atto ripetuto. Il sacrificio dell'umana volontà è costante, deve essere continuo. La conoscenza si deve alimentare e deve alimentare la ripetizione degli atti. Dice Gesù: c'è grande differenza tra chi sa un po' e chi invece con tutta dedizione, con tutto desiderio, con tutta la forza, con tutto il cuore, con tutta l'anima, come dice più grande dei comandamenti, entra nella mia divina volontà e lascia le spoglie della sua umana volontà e si lascia purificare. Perché Gesù dice anche: quando un'anima vuole entrare nella mia divina volontà, io, se è macchiata, la purifico. Perché? Perché niente di sporco può entrare nella mia divina volontà. Non è decoroso. Se c'ha qualche spina, dei difetti umani, io che faccio? Lì frantumo. Se c'è i chiodi del peccato, io lì polverizzo. Ecco, quindi per noi questo atto di entrare nella divina volontà è anche attivo, è un atto in cui il Signore ci purifica. Noi esprimiamo il nostro desiderio di conoscere, e il Signore opera, e farlo continuamente. Quindi il fondersi nella divina volontà, Lui se lo fa continuamente. Quest'atto di fusione, no? Come si fonde Luisa nella divina volontà?
ma come mi fondo? L'obbedienza. Fondersi nella divina volontà, abbiamo detto secondo il nostro esempio iniziale, come dire da fuori, siamo lì fuori sul sagrato della chiesa, entriamo dentro, quindi entriamo dentro. Entriamo dove? Entriamo nell'umanità di Cristo. Per cui Gesù insegna a Luisa a fondersi nella sua divina volontà, entrando, fondendosi parte per parte nell'umanità di Gesù. Prima iniziando dalle potenze dell'anima, Gesù, l'intelletto, la memoria, la volontà, la mia intelligenza, Gesù, sperdila nella tua, dammi la tua intelligenza, la tua mente divina, il tuo operare divino, l'ordine dei tuoi pensieri divini, vieni tu a pensare in me, affinché, come descrisse San Paolo, non sono io più che dico, che penso, ma è Cristo che pensa in me. Possiamo immaginare che San Paolo si poteva lontanamente immaginare fino a che punto questa frase ispirata della scrittura potesse verificarsi? No. San Paolo dice, è Cristo che vive in me tramite la sua grazia. È già tantissimo. Immaginiamoci se Abramo poteva immaginarsi che doveva incarnarsi Redentore e doveva addirittura dare le sue carni come cibo. Addirittura gli apostoli si sono scandaliti, dice, ma la mia carne sono del cibo, dice, ma no, ma se ne sono andati tutti, anche voi mi volete lasciare. Quindi non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Possiamo essere certi che San Paolo, Paolo santo, bello, potente, gagliardo, vigoroso, apostolo di Cristo, con quale gioia dice, Signore, finalmente tu hai realizzato questa verità che mi ha ispirato. Con il regime più grande, il regime della vita divina, Gesù è re dei re, quindi vuole regnare come re nei re, con la sua vita. Non è comandante dei sudditi, non vuole ispirarli solo con la sua grazia e nutrirli con gli effetti della sua volontà, ma vuole vivere in loro con la sua divina volontà. E quindi questa fusione avviene man mano che sempre di più noi, continuamente, più volte al giorno, infinitamente, la nostra passione predominante, entrare nella divinità, dice, ma l'ho fatto adesso. Come Luisa, stavo finendo la giornata e facevo, sto citando uno scritto, l'adorazione al crocifisso. Dice, ho finito la giornata, immagina Luisa, quasi non dorme mai, prega in continuazione, dice, vabbè, adesso bacio il diavolo di Gesù e mi metto a riposare un attimo. Dice, come figlia mia, ti sei scordata l'atto più importante. Dice, quale? L'atto di fonderti nella mia divina volontà, come per dire, ancora una volta. Allora, se entrare nella volontà di Dio e prenderla come nostra vita è l'atto più importante della nostra vita, perché vorremmo fare un altro atto anziché quello? È l'unico atto che dobbiamo fare. Se è l'atto più importante, perché devo farne uno meno importante? Se quell'atto importante, sublime, santo, è sempre a mia disposizione. E quindi dice Luisa, ogni occasione, ogni circostanza è buona per fondermi nella volontà. E lei si fonde, dice Gesù, gli insegna, prima le potenze dell'anima, la mia mente nella tua, vieni Gesù a pensare in me, la mia memoria la sperdo in te, dammi la tua memoria divina, cancella dalla mia memoria tutto ciò che non è volontà di Dio, volontà di Dio. Tra l'altro la memoria divina che cos'è? È onnivegenza. Se pensiamo alla memoria umana, dice, noi con un esercizio della mente riportiamo alla memoria qualcosa che è passato. Ma se in Dio tutto è presente, questi sono i suoi atti che sono qui in atto, mica li ricorda, li vede. Quindi la memoria in Dio è onnivegenza. Per questo Nostra Madre Santissima diceva, non persi mai memoria di nessuno dei miei atti. Come faceva a dimenticarseli? Sono pullulanti e vivi in lei, vivono, ognuno alimenta un altro atto, sono parti della sua vita, non è che ricorda, vive. Allora, fondere la nostra memoria in Gesù e dice, Gesù, sperdi la mia memoria umana, dammi la tua memoria divina, la tua onniveggenza, fammi essere presente in tutti gli atti che puoi fare, nel fiat mihi di Maria Santissima,
nella tua incarnazione, in ogni tua parola, nel tuo Vangelo, in ogni santa messa. Gesù, sterdo la mia volontà nella tua, dammi la tua per vivere in essa, per operare in me come vita. Intelletto, memoria, volontà, le tre potenzialità. Poi Gesù dice, vai, passa, passa, ripassa per ogni parte della tua umanità, perché sei spirito e corpo. Tutto, dice Gesù, da ogni particella dell'essere tuo, esigo la mia gloria. E allora Gesù, anche i sensi. Gesù, non sono più io ad ascoltare, vieni tu ad ascoltare me. Ogni cosa che ascolto, dentro e fuori di me, scrive Luisa, nelle ore della passione, sia la voce divina che mi chiami sempre ad amarti. E l'armonia della tua voce divina mi impedisca di sentire qualunque altra voce umana, o peggio, dissipatrice. Immaginiamo di avere, non immaginiamo, chiediamo, esigiamo, vogliamo con la potenza di una volontà divina prendere l'udito di Gesù in noi. L'udito di Gesù è attaccato all'orecchio del Padre. Gesù, come scrive, non parla per sua autorità, ma parla solo, dice solo le parole che ascolta dal Padre. Lui è la rivelazione del Padre. Allora Gesù è la rivelazione del Padre. Noi vogliamo essere la rivelazione, la ripetizione di Gesù. Questo è l'udito di Dio. E Luisa, vai, continua Luisa, la mia vista la sperdo nella tua, dammi la tua, vieni tu a guardare in me, dammi la vista di Dio. Aiutami a vedere non soltanto te Gesù in ogni creatura, in ogni cosa creata, aiutami a vedere questa volontà divina operante che vuole darsi come cibo divino anche nella banana che sto mangiando, che non è soltanto cremosa, bella, con tutte le caratteristiche organolettiche bellissime che solo un Dio si poteva immaginare, ma c'ha canali di potenza, di santità, di bellezza, di dolcezza, che sono a mia disposizione. Questa banana sta morendo di dolore e di parto, perché si vuole dare a me, perché l'abbiamo confinata, come dice la scrittura, alla inutilità. Come dire, uno vuole partorirti una vita e non può, e sta scoppiando. E così fa tutta la creazione. Quel cipresso che gli passo sempre intorno sta lì e dice, ti voglio dare l'atto dell'ascetismo, l'atto di stare sempre rivolta verso Dio. Prendilo questo atto, ce l'ho, è tuo, è volontà di Dio, quindi è volontà tua. Ogni cosa creata ci vuole dare. Domani, perché faremo un giro nella creazione a Battivale, ma già non abbiamo potuto fare a meno di iniziarlo adesso, per dire, no? Tutto quello che contengono le cose create. Adesso, continuando l'atto di fusione in Gesù, dice Gesù, anche l'olfatto, fondilo nel mio. Gesù, vieni tu, dammi il tuo olfatto divino. Sentiamo nella scrittura, come nell'Antico Testamento, il primo sacrificio che fece Noè quando uscì dall'arca, dice, bruciò, dice, è questo profumo, grasso del mare, carne cotta. Era piacevole al Signore, non è che Dio ami particolarmente, dice, a me piace l'animale bruciato, dice, no. Il profumo grato a Dio è la carità dell'offerta. E quindi l'olfatto divino per noi deve essere quel senso, quel senso divino che ci fa sentire la carità della nostra offerta. Se c'è la mia volontà che vuole mettersi in mezzo, diciamo, qui c'è un mio interesse. Sì, sì, lo faccio per il bene di questa, per l'amor tuo, Gesù, ma mi voglio prendere anche una mia piccola soddisfazione. Che pensare? Dammi il tuo fatto divino perché io possa sentire. Immaginiamoci Gesù, un suo fatto divino, camminando per 30 anni e più, in mezzo all'umanità peccatrice, come il suo santissimo, castissimo, purissimo fatto divino era attossicato dal lezzo insopportabile dei peccati. Dice Gesù, fammi partecipare di questo, affinché io subito senta il cattivo odore della mia amata volontà, non degli altri, della mia, non degli altri, della mia. Gesù, non solo l'ho fatto, anche il gusto, ci sono tanti esempi, no, del gusto di Dio. Dobbiamo fare una pausa. Continuiamoci a fondere, così poi riposiamo in Gesù. Ricordiamoci, fratelli, siamo fusi nella
ci siamo fusi nella mente di Gesù, nella memoria di Gesù, nella volontà divina. Poi siamo passati ai sensi: l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto. Quanti pazzi ci sono sul gusto negli scritti di Luisa? Uno che leggevo ieri mi ha lasciato riflettere, dice: figlia mia, le creature anche nelle cose sante cercano sempre il gusto umano. Quindi se trovano il gusto umano, fanno, o meglio, non fanno, soddisfano il loro gusto. Se invece il gusto umano non c'è, allora non si muove. Ma poverina, non capite, figli miei, che difficilmente c'è il gusto divino se c'è il gusto umano. Difficilmente. E poi, quindi, diciamo Gesù, prendi tu i miei gusti umani, i gusti del peccato li conosciamo. Ma quelli santi, umani, sono quelli più difficili da scovare, in cui c'è quella piccola soddisfazione che uno vuole prendersi. Diciamo pure che Gesù dà a Luisa questo parametro. La carità per te, Luisa, deve essere, pagina 3 del volume 1, per me, con me, in me. Aggiungeva Gesù, tra l'altro, che tutto deve essere un spirito di carità, cioè, due punti, definizione della carità secondo Gesù Cristo: per me, con me, in me. Non per lei, per lui, per il bene, no, non ci confondiamo. C'è l'anima e Dio. Allora, il gusto umano lo possiamo, diciamo, scovare. Dice Gesù, ma questa cosa è per te, con te, in te. Il per te non basta, perché spesse volte la creatura dice: questo lo faccio per amor tuo. Ah, faccio qualcosa per te, figlio. Come fai a fare tu qualcosa per me? Lo devi fare con me. Allora sì, lo faccio per te, ma lo faccio anche con te, così mi aiuti a farlo. Non basta, figlio. Quest'atto lo devi prendere da dentro di me, che è atto mio, così è atto divino. Non c'è atto che può chiamarsi veramente puro se non un atto divino. Anche un atto umano santo ha sempre il gusto, quella pagliuzza di vanagloria, di stima, se non altro di perdita di tempo. Nelle virtù umane di Gesù c'è sempre un po' di vanagloria, di perdita di tempo. Allora, per te, con te, in te. Ah, Gesù, quest'atto lo prendo da dentro di te, quindi atto tuo, ma siccome è atto di volontà divina, è atto mio pure, perché io prendo questa tua divina volontà come mia. Allora il mio gusto umano dov'è? È tutto gusto divino. Può darsi che mi costi, può darsi che non mi dia grande soddisfazione. Non me ne avrò, meglio così. Meglio se non abbiamo la soddisfazione. Così non ci viene il dubbio. Per Gesù, con Gesù, in Gesù. Fondiamo il nostro gusto in Gesù. Addirittura anche il tatto in Gesù. Tutto ciò. Tutto per benedire, per sanare, fa che in ogni atto di questa giornata, di questo momento, qualsiasi cosa tocco, faccio, che sia la macchinetta del caffè, o la penna con cui scrivo, o il bucato che sto facendo, sia fatto con il tuo tatto divino, che tutto trasforma, tutto benedice, tutto santifica, tutto divinizza. Anche nella croce con cui mi segno, voglio chiuderti come in una gabbia, Gesù, dentro di me. Voglio sentire il tatto al mio tatto sulle spalle, le ali del mio angelo che mi proteggono. Voglio sentire al tatto il mantello di Nostra Madre Santissima, il manto che mi protegge. Sentire sempre il tatto del dito del Padre, come vediamo nel dipinto di Michelangelo, che crea e infonde il suo spirito e la vita in Adamo e quindi in noi in Adamo. E quindi in ogni istante, in ogni nostro tatto, sentiamo quella parola che dice: ti faccio a mia immagine e somiglianza, ti benedico, sei figlio mio. Questo atto mio, atto tuo, questo che fondiamo il tatto nei nostri. La parola è la seconda persona della Santissima Trinità, il verbo che si fa carne. Perché si chiama parola? Perché si chiama verbo? Dice Gesù nel volume 6, il verbo si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ma il verbo non è rimasto carne, è restato verbo. E così come il verbo vuol dire parola e non c'è niente che abbia più influenza e comunicazione della parola, così pure il verbo incarnato è manifestazione
della divinità all'uomo. Quindi dice, se il Verbo non si fosse fatto carne, non ci sarebbe alcun modo per unire il divino all'umano. Pertanto sappiamo che il Verbo incarnato Gesù Cristo è la rivelazione del Padre. Questo apre una parentesi per cui magari sarebbe una direzione troppo grande. Ma questo vuol dire che senza l'incarnazione del Verbo, non soltanto noi non siamo salvati, attenzione, non soltanto noi non siamo salvati, ma senza il Verbo incarnato, senza Gesù Cristo, noi non siamo. Questo ci fa capire che l'incarnazione del Verbo è centrale, primaria e necessaria, con o senza peccato originale. Lui con il peccato originale è dovuto venire, felice colpa. Ha fatto un lavoro in più, ha dovuto sobbarcarsi il lavoro della redenzione. Ma la grande opera di Gesù, nascosta in sé, che ora vuole parteciparci, è quella della glorificazione di ogni atto umano, della divinizzazione di ogni atto umano. Quindi, per vivere nella divina volontà, per forza in Gesù devo andare a prendere la versione divina della mia vita. In Lui non solo trovo la mia redenzione, ma trovo la mia vita. Anche se il peccato originale non fosse stato commesso, come dice la scrittura, per chi tutto è stato creato? In vista di chi? Di Lui. Tutto è stato creato in vista di Lui, per Lui. Noi siamo stati creati per Lui, a immagine e somiglianza di chi? La nostra parte spirituale della volontà divina, libera volontà, ma il nostro corpo a immagine di chi è stato creato? Di Cristo, Signore nostro Gesù, incarnato. E quindi Lui, parola, immaginiamo, vediamo quanto è importante la nostra parola. La nostra parola, ogni parola che pronunciamo, dovrebbe essere, deve essere, figlia legittima della parola incarnata. Immaginiamo, ogni parola che noi pronunciamo deve essere figlia legittima della parola incarnata. Quante nostre parole invece sono figlie un po' illegittime, no? A volte sono proprio dei trovatelli, a volte sono un po' delle vergogne. Mi dice, no, di questo figlio che vergogna, fa il monello. Per non dire delinquente. E come noi disonoriamo la parola incarnata utilizzando la parola che è figlia sua per uno scopo che non è lui, per una verità che non è lui. Quanto è nobile, quanto è divina la parola. Ho voluto dare origine divina alla parola, dice Gesù negli scritti. Per cui fondere la nostra parola nella parola di Gesù, ogni mia parola sia parola tua, Gesù, solo per parlare se necessario. Edificare, perdonare, amare, consolare. Ancora più importante per noi della parola è il silenzio, perché così come vogliamo fonderci nella parola di Gesù, ci dobbiamo fondere anche nel silenzio. E immaginiamo che così come c'è un vuoto, il vuoto del cielo in cui Gesù, il Creatore, inizia a mettere le stelle e gli astri, pensiamo che il silenzio è il vuoto in cui il Verbo mette le creazioni della sua parola. Pertanto per noi il silenzio deve essere l'ambiente naturale in cui sorge ogni parola. Diceva Nostra Madre Santissima, dice Nostra Madre Santissima, scriveva nel messaggio Don Stefano Coppi, non so se l'avete mai sentito parlare, una frase bellissima: fa che ogni tua parola sia circondata dal più profondo silenzio. Fa che ogni tua parola sia circondata dall'adorazione del più profondo silenzio. Come per dire, silenzio, adesso parla lui. Questo anche mi fa venire in mente, no, quando siamo di fronte a Gesù, no? Nel Santissimo Sacramento, e c'è il Signore che è esposto, a volte c'è quasi il desiderio di voler animare il vivente. Animiamo. Chi anima chi? Chi è il vivente? Chi è che parla? Cioè, no, la chitarrina, oppure il librettino, oppure hanno 5 minuti di silenzio e poi riattacchiamo con le preghiere vocali. Ma chi è che parla? Non per dire,
Fondiamo quindi la nostra parola e il nostro silenzio nel tuo. Prendiamo il silenzio di Maria Santissima, che è il modello, che cosa c'è di più eloquente, di più pieno, di più istruente del silenzio di nostra Maria Santissima, che serbava e serve tutto il suo cuore. E poi vogliamo fondere, certo, anche le nostre mani, i nostri movimenti in Gesù, quindi le tre potenze dell'anima, i cinque sensi, ma anche le nostre mani e le nostre opere. Però è importante iniziare con l'interno, dice, figlia mia, se tutto l'interno è pieno zeppo di volontà divina, quello che esce all'esterno non è nient'altro che proprio lo sfogo, come per dire, c'è una botte piena piena, una fonte piena piena d'acqua e sgorga fuori la cascata. Queste dovrebbero essere le nostre opere. A volte noi pensiamo alla santità come opere, invece non, le opere sono soltanto quasi la conseguenza quasi involontaria della santità interiore. Non sono loro la fonte, sono gli effetti. Allora fa che ogni opera, che ogni lavoro, che stia guidando la macchina, che stia con le mani giunte in preghiera, che stia con le mani in mano, o che altro, sia nient'altro che lo sfogo di un interno pieno di volontà divina, di una memoria che è fissata in te, di una intelligenza, di un desiderio, di una preghiera, di un interno tutto fissato nel trono del Fiat Supremo, al centro dell'anima. Questo è il regno, il popolo dei pensieri, il popolo delle preghiere, il popolo delle sofferenze, il popolo di tutto quanto il nostro interno. Poi quello che viene fuori è come una cascata, le opere. Quindi le opere sono effetti, dice Gesù, di opere io ve ne ho fatte tante. Il vostro compito è quello di godere delle mie opere e di ricevere la vita che ho messo dentro quelle opere. Non mi servono le vostre opere umane. A me piace tanto la storia di Pinocchio, no? C'è molto della, magari un'ispirazione, un insegnamento religioso, perché c'è il padre, Geppetto, che fa burattino e gli torna bambino. E così ha fatto Dio nel creato. Lui ha fatto opere e vuole vita. E da chi dipende questa cosa? Dipende da noi. Dipende, se lasciamo la sua divina volontà operare in noi, noi con la nostra umana volontà, nella divina, possiamo dare vita, voce e ragione a tutto il creato. Come se il sole avesse una ragione e un'intelligenza. Non abbiamo bisogno di fare altre opere, sono già fatte le opere. Dio vuole vita. Questo ci dà una prospettiva, no? Anche i nostri passi. Gesù, i miei passi, sperdimi nel cuore, vieni tu a camminare in me. E se non sono passi di chilometri, se non devo muovermi tanto, ma invece che corra dentro, faccia migliaia e migliaia di anni luce nella tua divina volontà, girando continuamente nelle tue opere. E poi ancora possiamo fondere anche gli aspetti involontari della nostra natura. Dice, non lasciare fuori neanche il respiro, neanche il palpito, neanche le gocce del tuo sangue, tutto può contenere. Così anche quando dormi, Gesù, io fondo il mio respiro nel tuo, vieni tu a respirare in me, affinché come respiro io inspiri te ed espiri te, ti dia te stesso, e tu possa ricevere te stesso dalla creatura, in virtù della tua divina volontà operante in essa. Ogni respiro sia profonda adorazione. Il modello dell'adorazione lo troviamo nella Santissima Trinità. Il Padre che adora se stesso nel Figlio, il Figlio che ama se stesso nel Padre, lo Spirito Santo, si riconoscono, si uniscono e si distinguono. Questo è il modello dell'adorazione. Allora Gesù, in ogni respiro di creatura, io voglio oggi mortificarmi, in ogni respiro di creatura, e lo posso fare perché sono il tuo respiro. E il tuo respiro è vita di ogni respiro. Quindi io nel tuo respiro trovo il respiro di tutti. Quindi lo prendo, lo faccio mio, e per ogni respiro ti offro l'adorazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Altro che passeggiare, altro che cibo. Gesù, pure il Padre, vieni tu a palpitare in me. Gesù, così, mentre il cuore fa toc toc, tic tac, quello che sia. Nel dormire, a ogni palpito, palpiti nel palpito eterno del nostro creatore. Dice Gesù, non c'è felicità più grande per un cuore creato che palpitare nel palpito eterno del creatore.
E siccome tu sei vita del palpito di ogni creatura, io voglio entrare in ogni palpito di creatura, passata, presente e futuro, dal dolce Padre Adamo fino all'ultimo creatura che sarà sulla terra, per ogni palpito darti l'amore profondo, l'amore intenso, l'amore tuo, l'amore di nostra Madre Santissima. Anche ogni goccia di sangue, fondo ogni goccia di sangue in te, affinché sia il tuo sangue preziosissimo a circolare. E in ogni circolazione di sangue ti dia il compimento della divina volontà, la tua gloria, in ogni creatura. Abbiamo fatto quindi un esempio un po' lungo, però è importante, perché se lo riusciamo a fare sempre, tutto il giorno, più volte al giorno, questo è come Luisa si fonde nella divina volontà. A volte Luisa lo faceva questo esercizio, e per lei... Certo, per noi a volte sembra esercizio, a volte ci sentiamo così fervorosi, ci sembra di avere la luce e di comprendere, di vedere quello che facciamo. Altre volte invece facciamo fatica. Cioè, ma sta succedendo veramente? Mentre stavo fondendomi nel santo voler divino, volume 17, pensavo tra me, prima, quando mi fondevo nel santo supremo volere, parte per parte, come abbiamo fatto appena adesso, Gesù era con me, insieme con me. E con lui io entravo in esso, sicché l'entrare era una realtà, lo vedevo, lo sentivo, ma adesso io non lo vengo, sicché non so se entro nel volere o no. Nel formare l'atto dell'ingresso del voler divino mi sento piuttosto come una che recita una lezioncina, imparata a memoria, oppure che quelle parole d'ingresso non siano che un modo di dire. Ci può essere questo pensiero in me? No. E Gesù dice, perché Gesù infonde in Luisa queste domande, perché sa che sono domande nostre. Gesù, va bene così, ma succede. Ora, mentre ci pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio corpo e prendendomi una mano nella sua, mi spingeva in alto e mi ha detto, figlia mia, tu devi sapere che o mi vedi, o non mi vedi, anzi, come dice Gesù a San Tommaso, meglio se non mi vedi, meglio se non mi vedi. O mi vedi o non mi vedi, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà, io da dentro il tuo interno ti prendo una mano per spingerti in alto. È Gesù che ci spinge da dentro il suo interno in alto. E dal cielo, come in cielo così in terra, ti do un'altra mano per prenderti un'altra mano e tirarti su. Gesù ci spinge da dentro e ci tira da cielo. In mezzo a noi, Santissime e mie persone, nell'eterna nobilità della nostra volontà, sicché stai in mezzo alle mie mani, fra le mie braccia. Questo non se ci dovesse essere il pensiero, ma serve questo atto, ma succede. Più reale di così non potrebbe essere. E questo, per riprendere quello che dicevo prima, è l'atto più importante della nostra vita. Sempre il volume 17. Avendo compiuto tutta la giornata, stavo pensando che altro mi resta da fare. E all'interno mi sono sentita dire, tieni da fare la cosa più importante, il tuo ultimo atto di fonderti nella mia volontà divina. Figlia mia, il fonderti nella mia volontà è l'atto più solenne, più grande, più importante di tutta la tua vita. Perché vorremmo mai fare atto diverso da quello? No. Fonderti nella mia volontà è entrare nell'ambito dell'eternità, abbracciarla, baciarla, ricevere il deposito dei beni che contiene la volontà eterna. Anzi, come l'anima si fonde nel supremo volere, tutti le vanno incontro. I santi di cui ci parlava il nostro fratello, le vanno incontro. Non aspettano che chiedano intercessione, si fiondano e volontà divina, fonte di beatitudine che opera nella creatura lì, in quel posticino giù, in campagna, in cava di Tinelli. Corriamo tutti, fondiamo, fiondiamoci. Le vanno incontro per comunicare in lei tutto ciò che hanno di bene e di gloria, gli angeli, i santi. La stessa divinità, tutti comunicano, sapendo che comunicano in quella stessa volontà in cui tutto è al sicuro. Non è che hanno paura adesso, vediamo qualcosa che lei l'asciuga, no. Anzi, l'anima può ricevere questi beni
Coi suoi atti nella volontà divina li moltiplica e li ridona a tutto il cielo con doppia gloria e gloria, quindi dà doppia gloria al cielo. E poi Luisa conclude, concludiamo anche noi. Il fondermi nel supremo volere è per me come una fonte che sorge. Ed ogni piccola cosa che sento, che vedo, qualsiasi circostanza, dentro e fuori di me, un'offesa fatta a mio Gesù, mi è occasione di nuovi modi, di nuove fusioni nella Santissima Volontà. Quindi ogni cosa dentro e fuori di noi, Gesù dice, sia occasione per te per fondermi. Anche se senti un peccato, non ti argere al giudice, ma utilizza quella circostanza nella maniera migliore possibile per fonderti nella mia divina volontà, in cui trovi che cosa? Riparazione divina. Riparazione divina. Dolore divino per il peccato. Gesù, prendo il tuo dolore atroce che hai sofferto per questa parola che è stata pronunciata, che non è figlia della parola vivente. Lo faccio mio e grido dolore, perdono, nella mia voce e nella voce di tutte le creature, per offrirti riparazione divina per tutti. Quindi nella divina volontà non siamo disoccupati, questa è una grande questione. Non è possibile. È occupazione di 24 ore della giornata e tutti i mesi dell'anno. E quindi la passione predominante è l'atto più importante della nostra vita. Bravissima. Vabbè, continuiamo. È mezzogiorno. Ah sì.